La scintilla per la cultura di Rete 20 Veneto. È stato l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari a illustrare questa mattina a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, il progetto Rete 20 Cultura Veneto 2021, ideato e coordinato dalla Regione Veneto, che ha anche contribuito con 140.000 euro. Corazzari ha sottolineato come la Regione abbia fatto scoccare la scintilla per accendere il motore della cultura, che permetterà di far ripartire la coesione sociale, le comunità e i territori. In questo senso, la cultura è un fondamentale volano e va sostenuta. Grazie agli investimenti su di essa, possiamo infatti guardare con maggiore fiducia al futuro e riprendere quel filo che è stato interrotto bruscamente e drammaticamente a causa del Covid, ha sottolineato Corazzari. Presenti i delegati delle province venete per un progetto frutto di un accordo di programma con un doppio intento: promuovere l'offerta culturale nel territorio creando rete tra i vari soggetti, pubblici e privati, che organizzano le attività, oltre a valorizzare il patrimonio storico, architettonico ed ambientale di ciascuna provincia. Torna Rovigo Comics Cosplay and Games. Dopo un anno di pausa, torna Rovigo Comics, il festival inserito all'interno del Maggio Rovigino, svoltosi quest'anno a giugno. È stato presentato questa mattina a Palazzo Nodari ed è un evento culturale arrivato alla sua nona edizione e al suo decimo anno di età. Promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo del Polesine, patrocinato dal Comune di Rovigo e organizzato dall'Associazione Culturale Comics Strip e da Delta Comics, libreria del fumetto, è del tutto gratuito e si pone il preciso scopo di diffondere la cultura del fumetto in tutte le sue forme. Il tema portante che sta alla base di questa nona edizione è il rapporto tra il cinema e il fumetto ed è ben rappresentato nella locandina disegnata dal celebre fumettista Leo Ortolani. La mascherina all'aperto va tolta! Mentre il governo si discute sull'anticipo dello stop alle mascherine all'aperto alla fine di giugno, a Rovigo i cittadini sono favorevoli, anzi qualcuno non vede l'ora. È una violenza ormai inutile, nei luoghi chiusi va messa, ma all'aperto, se si è a distanza, lo trovo un di più che va assolutamente eliminato. Come riporta un cittadino, ci sono coloro che non vedono l'ora di poterla togliere, anzi, molti che all'aperto non la portano già più o la indossano parzialmente, ma dall'altro lato ci sono persone che hanno ancora paura e che perciò la indosseranno la mascherina anche se non sarà più obbligatoria. In generale, la speranza dei rodigini è che le persone stiano comunque attente, che rispettino le norme e la indossino al chiuso o in caso di assembramento, per non rischiare di ritrovarci ad ottobre in una situazione simile a quella dell'anno scorso. Ubriachi e molesti, intervengono le volanti. Una rissa furiosa scoppiata ieri sera ai giardini delle Torri di Rovigo è stata sedata solo grazie all'intervento delle volanti della questura. Tutto è iniziato dal furto di un cellulare da parte di un 20enne nigeriano ai danni di un 37enne rumeno, che ha fatto scattare una rissa che le volanti della questura hanno sedato non senza difficoltà. Il nigeriano è stato denunciato per furto. Parallelamente, altri due soggetti, uno dei due piuttosto ubriaco, disturbavano i presenti sempre al giardino delle Torri. Calmato dagli agenti, è stato invitato a ritornare a casa per smaltire la sbornia. E altrettanto ubriaco era il 31enne marocchino che, tra Corso del Popolo prima e la piscina all'aperto poi, ha disturbato esercenti, clienti e chiunque lo incrociasse. Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, ha reagito opponendo resistenza e minacciando gli operatori. Alla fine è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per ubriachezza molesta. Secondo giorno senza contagi in Polesine. Secondo giorno consecutivo senza alcun positivo. In totale rimangono quindi 14.052 da inizio pandemia. Attualmente risultano 4 pazienti ricoverati nelle strutture polesane per Covid-19 e non risultano positività tra gli ospiti e gli operatori delle case di riposo polesane. Una nuova guarigione che fa salire a 13.462 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 60 le persone attualmente positive in provincia e 116 quelle in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Dall'inizio della campagna vaccinale a oggi sono state somministrate 192.994 dosi e nella giornata di ieri 2.198.